Aiutatemi, beh. Avanti voi due, la colonnetta, via. La porta pesa, sai. Forza, posiamola lì sopra. Hai messo i libri? Ecco, questo è l'ultimo. Bene. Non mollate, eh? La padella. Chi c'ha la padella? Io. Ma non è che sfondiamo anche la cassaforte, vero? Magari. Sta più a sinistra, all'angolo. Bella comare mia, chissà quanta roba c'è dentro. E chi può dirlo? Zitti. Ci siamo. Vado. Eccolo, eccolo, eccolo. Vedi lo scatto. La parete dietro. Sì. Buono, 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 sta benedetto. No. Io non sono mica uno di quelli che quando c'hanno i soldi spendono e spandono e poi si ritrovano con una mano davanti e una di dietro. Una casetta di 4 anni. È un libretto in banca vincolato a ragazzino. Così si ricorda i sacrifici che ha fatto papà suo. Poi lo sai che faccio? Mi faccio una bella amante. Gli do 25.000 lire al mese. Magari 30, guarda. Ma con il vitto a carico suo. Dai, che cede. Forza. La capanne. Vedi bene. Invece di parlare dell'amanti, fammi aprire un bicchiere d'acqua. C'ho sede. Forza. Forza. Dai, roba. Lì. Ma che fai tu lì? Mamma mia! Ma che è successo? E levati! Abbiamo sbagliato parete. Sputiamoci in faccia, va? Nicoletta aveva detto che avevano spostato i mobili. La camera da pranzo era questa. Abbiamo fatto la fine del cuoco della Rosetta. Ma quale fine? Ma quale cuoco? La parete vera lo sappiamo dove sta, no? La sfondiamo e arriviamo diritti diritti. In galera. Perché? Ma come ragione? Ci vuole 1 ora e 15 minuti per fare un altro buco. Quando stai dall'altra parte almeno 2 ore e mezzo con la sega circolare. Guarda che ora è. Guarda la sveglia. Queste fatiche, questi pericoli, tutti noi. Ecco. Guarda che roba. Lavoro di fino, eh? Lavoro di fino. E si capisce, una cosa fatta a regola d'arte, no? Sentite. E perciò dico, e ci smosciamo proprio adesso. Hai capito? Se acceleriamo i tempi, ormai le porte sono staccate. Io dico, ce la possiamo fare. Ma che vuoi? Buona! E lasciami, hai capito? Guarda che non ce la possiamo fare mai. Rubare è un mestiere impegnativo, ci vuole gente seria, mica come voi. Voi al massimo potete andare a lavorare. A lavorare? Non so anch'io. A lavorare stanca. L'è buona? Non la voglio? Ma è buona? E pasta e ceci? Ma insomma dico io.